Allora, sono in Emilia Romagna, in provincia di Faenza, in un posto fantastico, dove ho parcheggiato il mio camper. Vediamo se si vede qualcosa. Insomma, in mezzo al verde. E sto preparando la trasmissione per Radio Popolare Network, che tra poco alle 3, come di consueto, mi chiamerà. E sto ascoltando l'intervista che ho fatto a Giulia Contri, che è la direttrice delle Mondine, che ho incontrato a Novi. Infatti, questa puntata parlerà proprio di questo gruppo di donne che cantano i canti che si cantavano nelle risaie. E quindi sto prendendo appunti per dire qualcosa durante il collegamento a Paolo Maggioni quando mi chiamerà. Allora, colgo l'occasione per farvi vedere il camper nuovo, tra virgolette nuovo, che queste sono le tende che mi ha fatto mia mamma. Qua c'è il deposito, dove metto il tavolino per l'estate. C'ho due armadi, c'ho il bagno, piccolo stavolta, e poi qui c'è la cucina, un po' incasinata, però più grande. Ecco, questa è una bella inquadratura. Io dormo qui, che questi si abbassa il tavolo e diventa un letto unico. Potrei dormire lì, ma non ci dormo. La si guida e qui dorme la chitarra. E oggi ho fatto riserva di latte. Comunque, questo camper è vecchio, vecchissimo e ha già dato alcuni problemi, per cui ci fosse un concessionario oppure un rivenditore oppure un'azienda che voglia di fornire un mezzo nuovo, io, il progetto Il Cammino della Musica e tutti quanti saremmo felici di averne uno nuovo. Bye.